puntata di Radio Gay dai Due. Per ogni mondo LGBT, quiveri, frocioni, draghe free. Marco, Andrea, Boncri e Mattia vorrebbero che voi ascolta la prossima ora e metà insieme. Or dunque state mettendo comodi voi e state aspettando, noi stiamo per cominciando. Oh yeah. Partiamo con una nuova puntata di Gay dei Due, sono le 21.59 e siamo anche in anticipo stasera. Buonasera Giuseppe. E chi ci crede? No, no, vabbè, sono sempre stati puntuali, devo dire. Eh già. Eh già, eh già. È bravo il nostro Ivan. Sì, ci piace tanto. Buonasera Andrea. Buonasera a te. Com'è andata questa settimana, caro Andrea? No, ti vedo così bene. Lo so, è il duro lavoro piegato 90 tutto il tempo. Vabbè. Meno male che non dobbiamo essere sboccati. Allora, io voglio subito dire una cosa, voglio fare proprio la nota dell'indifferenza, no? Ho sentito oggi Disco Radio, io l'ascolto molte volte, spesso, insomma, tra Disco Radio e Radio DJ. Che ci fa un baffo comunque. Che appunto ci fa un baffo. Ma sti cazzo di speaker, ma... Allora, siamo tanto bravi noi di Gay dei Due, ma perché non ci danno un programma su Disco Radio? Perché siamo dei minchioni, tesoro, per il semplice fatto. Allora, puntata di questa settimana, diciamo, bella frizzante, bella... Che secondo me è un tema che abbraccia un po' tutti noi, nel senso che la figura delle frociare è un po' una figura costante nella, diciamo, nella vita approccio, gay, sì, nell'approccio della vita omosessuale, almeno degli uomini. Poi delle donne non so se esistono tanto le lesbicare, come si chiameranno? Le lecca patatuzze. Allora, quali sono i modi per mettersi in contatto con noi? Innanzitutto Giuseppe, la pagina Facebook, facebook.com/radiogaydei2. Ci ha appena scritto Francesca: vi prego salutate le mie boobs in diretta. E noi le salutiamo perché... Viva le boobs della Fra! Diciamo che le tette sono forse una delle costanti che a noi gay piacciono di più nelle nostre amiche frociare. Ci ricordano la mamma, la tenerezza, l'infanzia. La tenerezza. Poi abbiamo una mail a cui... E poi intanto si guardano perché queste povere due invitate non ne sono tanto sprovviste. Abbiamo una mail gaydei2@hotmail.it a cui potete, ricordo, rivolgervi per la prova del cuore. Questa settimana abbiamo ben due email, vero caro Boncri? Quindi state in ascolto poi per sentire i consigli un po' stupidotti ma nello stesso tempo costruttivi di Giuseppe. E infine il nick su Skype gaydei_2 a cui dovete aggiungerci per poterci chiamare in diretta, parlare con le nostre ospiti oppure risolvere l'enigma, questa canzone che ogni volta Mattia ci manda. Adesso lui, tra parentesi, nel gruppo ha pure pubblicato una foto che la Juve sta vincendo, buon per lui. E chi se ne frega? Appunto, indovinare il titolo della canzone di Mattia che ha riproposto dall'inglese all'italiano. E infine voglio dare una piccola chicca perché sono arrivato a 43 followers su Twitter. La chicca della checca, insomma. La chicca della checca. Io su Twitter ho appena scritto il tema di questa puntata, quindi se c'è qualche followers che vuole aggiungermi... No Marco, allora, aggiungermi. Io non te lo voglio più ripetere, questa non è la tua radio. Aggiungermi. Quindi non puoi fare i cazzi tuoi. E ritwittare i miei stati, tra un po' scriverò vaffanculo basta, così. Basta, ritwittatemi, il link è chiocciolina mconsiglio2 in numero. Ma smettila! Perfetto, e abbiamo con noi, e ringrazio anche per essere venute con così poco preavviso, le nostre due amiche frociare di questa settimana, e sono la Silvia, buonasera Silvia. Buonasera. Buonasera cara. E la Sara. Ciao. Buonasera. Sara. La rossa e la bionda. Sì, non abbiamo la bruna. Chi la fa? Tu la non la puoi. Sì, io faccio la pelata, Marco. Quindi sono tu io. Sei Demi Moore. Allora, come voi ben sapete, perché voi siete anche ascoltatrici di Gay dei Due oramai, diciamo, da un paio di mesi, possiamo dirlo. Siamo rodate. Voi sapete che prima di intervistare l'ospite con queste domande botte risposta, noi solitamente mandiamo questo jingle. Però visto che la puntata è una puntata sulle frociare, abbiamo deciso di fare un omaggio a forse il telefilm che ha fatto la storia, diciamo, delle frociare degli anni 90, e che è Will e Grace. E insomma abbiamo deciso che tutti i nostri jingle verranno cambiati e metteremo delle perle, le perle di Will e Grace, delle perle. Niente più borra. Niente più borra. Quindi prima di intervistare le nostre due ospiti ci sentiamo il jingle ad hoc. Ve l'ho proprio scelto in una delle perle di Karen Walker. Ah, l'amo, l'amo. Peccato che siano gay. Questo non è un problema per me, io sono lesbica. Oh, tesoro. Siamo tutte lesbiche quando non c'è l'uomo giusto nei paraggi. Eh beh, tesoro, ha anche ragione lei. Voi cosa ne dite?
Ma no, dai. No, dai. Insomma, non si, non si sbottonano, non si sbottonano. Nome? Silvia. Sara. Età? 22. 21. Orientamento sessuale? Etero. Etero. Per adesso. Diciamo per sempre. Io chiedevo chiedevo all'epoca convinte, sì, convinte. Sì, mi piace il pisellino. Professione? Studentessa. Studentessa. Segno zodiacale? Toro. Ah, io sono ascendente Toro, già con te andiamo d'accordissimo. Già inizia che segno sei invece? Io Vergine. Ah, io sono ascendente Leone. Grrr. Anch'io Vergine. Oh, tesoro mio. Stasera facciamo il botto. Facciamo una cosa a tre. Favorevole o contrario al riconoscimento delle unioni omosessuali? Favorevole. Favorevole. All'adozione da parte di coppie omosessuali? Favorevole. Favorevole. Bravissima. All'adozione da parte di single? Favorevole. Favorevole. Un vostro pregio? La schiettezza. Molto paziente. Un vostro difetto? Poco paziente. Un po' rompipalle. Oh, giusto un po'. Ditemi una cosa gay, dai, dai, voi ne sapete tante. Ciao, bella. Ma bella. Ditemi una cosa etero. Ciao, panterona. Purtroppo dicono anche di queste cose. Succede. Grrr. Ma sta buona? Ah, te l'hanno detto tante volte, che è una bella ragazzetta, sì, questa. Una bella gnocchetta. Salutatemi in Radio Gay dei Due a modo vostro. Ciao, belli. Sara? 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 È morta. Di ciao. Ciao. Oh, non era ciao, abbastanza ciao. Non era così difficile. Allora, io chiederei a tutte le frociare che sono in ascolto, e sono tantissime, visto che questa puntata è dedicata a voi e ci ascoltate anche perché siete i nostri amici, soprattutto ci fate questo piacere, io... vorrei che voi sulla pagina di Facebook, facebook.com/radioghidi2, scriveste qualcosina, un bacino, un cuoricino, quello che voi solo frociare sapete fare. Va bene? È carino. Facciamoci sentire. Facciamo frociare sentire. Di tutto il mondo, unitevi. E ritwittatemi su Twitter. E va bene. E detto questo, passiamo subito alla prima canzone. Dovete sapere che abbiamo scelto queste canzoni in seguito al premio che un po' ha lanciato Border Radio, l'emittente da cui noi trasmettiamo, che se non erro si chiama Premio Buscaglione. Le abbiamo un po' selezionate, i nostri tecnici di là, soprattutto Ivan e Alessandro, hanno selezionato canzoni, dicono, confezionate ad hoc per il tema, e quindi ci sentiamo Le Royale di Arturo Festaciclo, una cosa del genere. Vabbè, no, comunque sono efficienti. Aggiungeteci su Facebook, www.facebook.com/radioghedidue. Senza via, amore, senza castello, circo molto bello. Nel suo circo regalava pani e pesce a colazione. Non c'è più la vocazione, ma l'emissione. Timone, 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 c'è troppo poco timone. Troppo amore, con la mano nessuno suona il piano qui. Timone, 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 c'è troppo poco timone. È un pianista irriverente, non capito dalla gente. Passati molti anni, pochi santi, troppi danni, non ci sono più pianisti, siamo tutti tristi. Senza piano non si suona, ma si aspetta la campana di un bel fine settimana, porca puttana. Limone, 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 c'è troppo poco limone. Troppo amore, con la mano nessuno suona il piano. Limone, 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 c'è troppo poco limone. È un pianista irriverente, non capito dalla gente. Molto grossa, tu sembra una melassa, l'hanno messo pure in croce senza veli e senza voce, poveretti fuori serie, tutti stanchi, tutti in ferie, lui da solo fra gli ulivi, il tempio sempre ai divi. Ma i suoi piedi, poverina, stava lei la ballerina, il suo circo, la sua casa, la croce, la sua rosa, e mentre stava per partire, il pianista riuscì a dire, fate la rivoluzione, disse amatevi limone.
8, questa è Border Radio e state ascoltando Gay Day 2. Intanto sulla nostra pagina Facebook ci stanno già scrivendo in tantissimi, tra cui Albertino Alberto. Chissà chi è. La persecuzione, sto uomo. Consiglio, non si può aggiungere questa pagina, si può solo mettere mi piace. Ovviamente sono già ultra pronto a bacchettarvi, l'abbiamo notato. Gianluca scrive Nubac Acuzus Acuzus, non so come si dice. Boh, Cus, insomma. Cus, un bacio orientale. Eh già, ecco. E poi su Skype mi scrive Cristina, a cui mando un bacio, che è una delle mie frociare number one. Infine, potete entrare anche sulla chat di Gay Day 2. Infatti, sulla pagina Facebook, facebook.com/radiogaydaydue, c'è un menu a tendina sulla sinistra. Cliccate la chat di Gay Day 2 e, insomma, potete entrare. C'è già Gianni, Andrea, insomma, potete conoscere nuova gente e anche mandarci a fanculo. Tanto oramai lo fate. Rispondete, mi raccomando, al sondaggio. È vero, bravissimo Giuseppe che me l'hai ricordato. Abbiamo appena pubblicato sulla pagina Facebook, ricordo, facebook.com/radiogaydaydue, il sondaggio. Vi chiediamo qual è la cosa più divertente barra imbarazzante che avete fatto con la vostra amica. Insomma, ne avete fatte sicuramente tutti sicuro, i colori. Leccato le tette, toccato, limonato. Io ad esempio a Ibiza ho limonato la mia amica. Insomma, così ubriachi. Io ne ho limonate tante. Ne limonate tante? Sì. Ti è piaciuto? Ma più che altro è piaciuto a loro, credo. Sono rimaste soddisfatte, si può dire così. Soprattutto le mie. Le tue amiche, certo, le ho provate un po' tutte, insomma. E adesso passiamo al momento delle notizie. Buonasera Andrea di nuovo. Eri buonasera. Allora, tu ci dai un po' queste tre notizie gay barra gay friendly che sono capitate durante questa settimana. Anche per te il jingle è un jingle nuovo, frizzante, sempre preso da Will e Grace che noi osanniamo questa sera. E insomma, vediamo cosa abbiamo scelto per te. Fra voi due c'è qualcosa? No, lui è gay. E lei è sposata. Sei sposata? Sei gay? Pronto? Quanti etero conosci che portano il gilet? Tra l'altro qui vorrei precisare una cosa. Quanti conosci che si mettono la... che non si mettono la fede al dito? E a restringere? Sì, nella tua tasca, zoccola. Benissimo. Ottimo. Cosa vorrei precisare? Ti ricordi Solange? Sì. La nostra grande ospite, sì, che è stata qui delle con prime noi. Ospiti, sì. Lei me lo dice sempre. Solo i gay mettono i gilet. Ma voi cosa ne pensate? Io non credo che sia così. No, non è assolutamente vero? Così. Non è vero. Dice che lo capisci subito. Se un uomo ha il gilet, allora è gay. Ah, mi viene questo dubbio. No. Voi che siete esperte di uomini, insomma, ne avete passate. Ma sai, secondo me un po' dipende anche dallo stile che hai, no? Tipo, io che frequento molta gente rockettara, mettono volentieri il gilet e non sono per niente gay. Almeno quelli. Succede, anche molti tamarri. Insomma, Gay Day 2 è partita due anni fa con un taglio culturale, diciamo, abbastanza elevato. Da quando è arrivata Boncri parliamo di gilet. Va bene. Buonasera, Andrea. Allora, quali sono le notizie che hai un po' estrapolato dal mondo internet di questa settimana? In realtà nell'ultima ora. Ah, per dirti quanto siamo della serie preparati. Faccio proprio le cose all'ultimo. Sì. Ma no, è che io ormai c'ho l'occhio professionale. Dai, qual è la prima notizia, number one? La prima, dedicata al mio amico Joele, che è stato nostro ospite. Sì, che salutiamo. Ed è una notizia che viene dall'Inghilterra. England. Raccontata dal Sun e dal Daily Mail. Praticamente in Inghilterra ci sono sei ragazzi che hanno manifestato disforia di genere perché giocavano, si vestivano con cose del sesso opposto. Sì. E quindi il Servizio Sanitario Nazionale ha deciso di dare a loro di fare loro delle iniezioni per ritardare lo sviluppo dei caratteri secondari del corpo. Quindi per i biologicamente uomini la barba, per le biologicamente donne le tette. Così facendo, se da grandi prenderanno coscienza di essere transessuali oppure no, comunque potranno iniziare un eventuale percorso di transessualità partendo da un corpo più neutrale. Mm. E quando ho letto sta notizia mi sono emozionato. Beh, direi. Io sono contento. Io mi sono emozionato per il finale di Being Erica, che ho guardato l'altro giorno, pianto tutta una mattina. Pensa, quando sei stupido tu e quanto è intelligente Ariò. Ok, seconda notizia. La seconda notizia invece è fantastica. Non per nulla l'esordio dell'articolo inizia con la realtà che supera la fantasia. Ho paura già, dai. In Russia, dalle parti di Kaliningrad, era stata organizzata una corsa popolare. Sì.
E dato che quando la polizia è arrivata lì e ha visto tutti questi giovani, molti minorenni, tutti vestiti con un abbigliamento colorato, tra cui Gagliardetti e sponsor, hanno deciso di arrestarli tutti perché pensavano che si trattasse di un gay pride. E mi sembra giusto. E beh, ovviamente, arrestiamo, coio coio, arrestiamo, va. La notizia poi la pubblichiamo perché si commenta da sé, ma è fantastica. C'è da dire nulla, secondo me. Terza notizia. La terza notizia, niente, te ne butto lì una al volo. Oddio. Dai, momento culturale. Momento culturale. Una volta c'era momento serietà, tu non c'eri ancora, Giuseppe. Chissà come mai. E cantavamo il jingle momento serietà, momento serietà. Dai, qual è? Vabbè. Il 27 gennaio è il giorno della memoria. È vero. Già. Ricordiamocelo perché innanzitutto è aberrante in quanto tale ciò che è successo nei campi di concentramento. Però vorrei brevemente fare un elenco di tutte le categorie che sono state sterminate. Sì. Ebrei, zingari, neri, prostitute, omosessuali, lesbiche, transessuali, avversari politici. E varie ed eventuali, perché bastava stare antipatici. Sì, insomma, diciamo che speriamo sempre che non ricapiti mai. È proprio per questo che forse esiste il giorno della memoria, per ricordare quello che è successo e per sperare che questo non avvenga più in un futuro, anche se siamo sull'orlo di una guerra civile. Io ne lo dico sempre, purtroppo. Allora, nel frattempo, su www.facebook.com/radiogaydei2 ci hanno scritto in tantissimi. Irene scrive in ascolto with love, e noi l'amiamo già perché tanti cuoricini, Irene. Francesca, le mie tette ringraziano e vi abbracciano. Mattia, bene. Ciao Boncri. E il sondaggio ancora nessuno ha risposto, vabbè, chi se ne frega. Rispondete, ragazzi, dai, non siate timidi. Dai, qualche minchiata l'avrete fatta. E Albertino dice, vi lovo, si fa. Per dire. E prima di andare in canzone mandiamo il secondo contest di questa serata, ossia la canzone di Mattia. Come voi ben sapete, Mattia non vedevo l'ora. Ha preso una canzone in inglese, l'ha tradotta in italiano, l'ha cantata in italiano. Il primo di voi che ci aggiunge su Skype con il nick gayday_2 ci chiama, non dovete scriverlo sulla pagina, ma telefonare, avere il coraggio di telefonarci, e ci dice il titolo della canzone in inglese, vince un grosso bacio. Questa è una cosa che non avevo pianificato, non era nelle mie intenzioni, ero così coraggiosa con un drink in mano, avevo perso la mia discrezione, è una cosa che non sono solita fare, volevo solo provarci con te, mi incuriosivi, avevi catturato la mia attenzione, ho baciato una ragazza e mi è piaciuta. Dai, basta, abbiamo capito. Che abbiamo trash. Anche voi avete capito? Sì. Bene, ottimo. Speriamo che abbiano capito anche a casa. Non avranno capito, perché noi sottovalutiamo sempre quei poveracci che ci ascoltano. Non sono imbecilli quanto pete. O forse sì, perché ci ascoltano, evidentemente. Va bene. Andiamo in canzone. Questa è un'altra canzone che abbiamo selezionato da quelle vincitrici del premio Buscaglione, che finisce con Lione e fa rima con coglione. E questa, più o meno come consiglio. No, fa rima con coglione. Nel senso, coglione come consiglio. Festa di Emilio Stella. Aggiungeteci su Skype, sia per rispondere al sondaggio di Andrea, di Mattia, stai zitto, se no non mi viene in mente, sia di Mattia, sia per poter parlare con noi con il nick gayday_2. E uccide come il fumo, le serpi dentro i rovi, di spini e more nere, aspettano pazienti che nel pozzo cada un uomo, i corpi messi all'asta, col cuore in una busta, che batte senza sosta per un dio consumista, la massa che s'ammassa nel giorno della festa, la festa della gente, il futuro delle banche. Amore, io non ti sposerò perché non posso assicurare. Amore, un giorno forse pure tu me la farai pagare. Amore, sei il mio tesoro, la mia cara donna che non ho. Ubriache di
potere approvano il progetto di un pozzo senza fine. I poveracci a rogo invocano il perdono, colpevoli di essere rimasti come sono. Anche se c'è chi strilla, la festa non si ferma. Qualcuno compra fede dove c'è una bancarella. Mercato di santini venduti dai santoni che predicano bene, sfruttano le religioni. Amore, io non ti sposerò perché non posso assicurare. Amore, un giorno forse pure tu me la farai pagare. Amore, sono pietà sono la mia cara donna che non ho. Siamo in diretta, sono le 22.19, questa è Border Radio, state ascoltando Gayly 2. Nel frattempo sulla pagina Facebook stanno impazzando i commenti, il tema piace. Sì, ma che voce, sei depresso? Che è successo in questi tre secondi di canzone? Sono un po' depresso perché questa canzone è un po' romantica e io non ho un uomo. Vabbè, e non l'avrai mai. No, bene. Anche ci credo anch'io adesso ultimamente. Chissà come mai. Matteo scrive, io l'ho anche capita la canzone dalla prima strofa, ma non ho Skype. Risposta, installalo. Jessica. Semplice. No, ti vogliamo bene, Matteo. E poi è Jessica, gratis. Appunto, è gratis. Jessica, la volete finire con questo Skype? Non vi caga nessuno. Comunque, ciao, cuoricino. Questa è una frociara, si può chiamare frociara. Beh, no, è una lesbicaccia. Una lesbicaccia. Una lesbicaccia frociara. È nata frociara. È nata frociara. Poi diventano lesbica. Albertino, momento serietà. Ci si dimentica sempre dei testimoni di Geova. Ve ne siete dimenticati pure voi. È vero, è vero. Allora, dai, senti questo. Questo è uno stronzo. Perché ogni volta ci deve dire le cose che sbagliamo. Ma guarda che testimoni dicevo. Ma chi sono? Quelli che Natale. Ah, ecco. Ricordiamo i testimoni di Geova. Ricordiamo anche i testimoni di Geova. Un bacio ad Albertino che ce l'ha ricordato. Dorian Minuit scrive rua 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 ma gaga la la want your bedroom. Ma, ciao ragazzi. Tutto. Ciao. Perfetto. E infine qua anche sul sondaggio stanno impazzando un po' le risposte. Sentiamo, sentiamo. Nel frattempo c'è Principessa che ci dice, cioè scusate, Princi. Non si chiama Principessa Ale, dice, ma ragazzi, però chiedete alla Rossa qual è la cosa più imbarazzante, la devi dire. No, Silvia, non la posso dire. Dilla, no. Dilla. Non ti far pregare, no. Perché se no, guarda, non ti faccio più parlare, dai, dilla. Non ti invito più a cena. Diciamo che l'ho battuto a una gara di cose prettamente maschili, quelle che una donna potrebbe anche fare. Ossia? Beh, rutti, sputi, queste cose. Ah, e vabbè, ma lui è una principessa, queste cose non le fa. Ma io invece sono una cortigiana porca, devi capire che le posso fare. È per quello che ti vogliamo bene, tesoro. Benissimo. Allora, io direi partiamo subito prima con il tema di questa puntata, ma abbiamo il jingle per introdurlo, è sempre certo. Una delle nostre frasi di Will & Grace, e ce l'ascoltiamo e ce la godiamo anche tutta. Biscottini. Non ho tempo, ho un appuntamento dovente stasera. Brrr. Gli ho detto che era un avvocato civilista. Ho solo 6 ore per scoprire che diavolo sia. Grace, ti ho riportato il tuo spazzolino elettrico. Tu hai usato il mio spazzolino. Rilassati, non sui miei denti. E dove l'avrà usato? Allora, per ragazzi, pulire le mattonelle. Abbiamo scelto questo tema perché voi siete, tra virgolette, una parte molto importante anche nell'accettazione dell'omosessualità, che purtroppo in questo momento viene ancora vissuta come una condizione problematica, soprattutto all'inizio. Quindi diciamo che giocate un ruolo chiave nella nostra accettazione e anche nelle nostre confidenze, insomma, nella nostra vita. Siete un po' il fulcro, no? Non è quindi solo un fenomeno che sta uscendo, diciamo, negli ultimi anni, dove c'è l'amichetta che accompagna l'amico gay a fare shopping, a fare andare in discoteca. Sì, molto insomma, riduttivo. Ha anche qualcosa di importante, uno appunto quello dell'accettazione, perché spesso
a chi si rivolge per prima, no? Dice all'amica, no? Dice io mi confido con lei, speriamo che vada bene. E spesso l'amica, se è una persona intelligente, si apre e dice ma tu non devi avere problemi, insomma, devi essere te stesso, no? E quindi l'hai aiutata in questo percorso che l'accettazione. Vabbè, basta, poi okay, abbiamo capito, insomma, qual è la vostra prima esperienza? Oh, madonna mia, quanto è prolisso stasera. Stai zitta. Qual è la vostra prima esperienza nel mondo gay? Cioè chi è che si è confidato prima a voi? Chi comincia? Vai, Silvia. Vado io? Vai, Silvia. Beh, dunque, la mia prima esperienza risale ai tempi del liceo, quando ero ancora giovane, e c'era un mio caro amico che, secondo me e secondo tante altre ragazze, dava già qualche sintomo di non tanta eterosessualità. Hit me, baby, one more time. No, altra roba tipo Bjork, queste cose. Queste cose un po' strane. Esatto. E quindi niente, noi tranquillamente sospettavamo, ma non gli abbiamo mai chiesto nulla, perché giustamente al momento in cui fosse giunto l'ora di dirci quello che si sentiva di essere, ce l'avrebbe detto. Si sono intervallati momenti di grandi discussioni su grandi amori, lui che diceva no ma io non cerco niente, e io che ho sputato la perla del no ma tu cerchi la bellezza e prima o poi la troverai. E dopo qualche mese, con tutta la scioltezza del momento, ci disse: ma io penso di aver capito che sono gay. Noi, ah, beh, ce l'hai fatta, bravo, complimenti. Un applauso. Ma ascolta, l'avevano capito prima di passare loro. A Sara, qual era un po' la tua visione dell'omosessualità prima di entrare un po' in questo? Beh, allora, era una visione abbastanza piccola, perché andavo, cioè nel senso, al liceo andavo fuori addirittura da Torino, quindi non è che girassi a Torino, non avevo questa grande apertura di visione dal punto di vista delle persone, non tanto del cervello. E niente, mi sembrava, adesso poi lui, principalmente una persona molto, molto aperta, con cui si poteva parlare parecchio bene, e poi mi piaceva un sacco il fatto che fosse molto eclettico, dal punto di vista sia artistico che umano. Eh sì, eclettico forse il ti sei commosso, ti brillano gli eclettico, occhi. Eclettico sì, guarda, sto per piangere perché mi ricordo quando questi paroloni così difficili, no, Marco, non glielo no, devi mi dire, viene da piangere, insomma. Perché quando l'ho detto io a una delle mie amiche, insomma, purtroppo non è andata benissimo, e quindi l'ho già raccontato in puntata, ho avuto purtroppo una brutta risposta, perché io avevo mentito, no? Avevo avuto una doppia vita. E questo ma noi non ci abbiamo mai creduto alle doppie vite di quelli di cui sospettavamo, Lo so, però lei probabilmente era forse innamorata di me, forse, che ne so, e a un certo punto mi ha detto tu sei morto dopo 10 anni di amicizia, insomma, non è una cosa molto carina. Sara, insomma, tu invece... La mia tutto il contrario, perché io vengo da una piccola, piccola media cittadina di Torino, della cintura di Torino, e quindi mi sono ritrovata in una scuola del centro in cui comunque ho conosciuto tante realtà, tra cui quella di Giuseppe, che ho conosciuto in terza superiore. Abbiamo fatto un biennio in classi diverse, poi ci siamo appunto conosciuti in terza superiore, ed è stato proprio il periodo in cui lui ha capito, comunque ha ammesso di essere omosessuale, quindi penso di essere stata una delle prime persone, con altre amiche, a sapere questa cosa. Poi questa cosa appunto se ne è parlato anche in classe, lui è diventato quasi praticamente un personaggio. Apprezzatissimo, tra l'altro. Conosceva già tutta la scuola. Ovviamente... Tu devi sapere che quando va andiamo alle serate a ballare, sì, no? Non devi raccontare i cazzi miei. Insomma, lui conosce tutti. Ma ormai li stanno ciao, tutti. Ciao Giuse, lo sanno, sì, tutti. Okay? Ormai è diventata la star. Beh, diciamo che la cosa è stata molto divertente, perché io mi ricordo di Enrica che mi chiese ma tu sei gay veramente? Io mi sono girato e faccio sì, sono gay, perché? Ah no, così, ciao, va bene. Sì, infatti si sono viste le varie appunto reazioni in classe, ad esempio, vabbè, io che forse ero più vicino, l'ho presa in maniera diversa da magari altre ragazze che sono un po' più chiuse, un po' ragazze proprio di provincia proprio inoltrata, invece tu e sei bella aperta. Io sono più aperta, però allora, questo non ci ha mai impedito però la nostra appunto nostri. È una cosa che va oltre, appunto, il fatto dell'omosessualità, è un'amicizia che va oltre, comunque. Perfetto. Che ci lega. Giuseppe, vuoi fare un'ultima domanda prima di andare in canzone? Allora, la vostra prima volta in un locale gay, quando è stato, com'è stato, vi siete divertite, insomma, raccontateci. Vai, Silvia. Allora, la mia prima volta
è stata quando ti ho conosciuto, tra l'altro, Giuse Alchimangi al compleanno di quella sciroccata di principessa. Ecco, dove eravamo tutti belli pieni come delle botti. E grazie a me, tra l'altro. Sì, è vero. E mi ricordo che ero. Distribuivo alcol a tutta la discoteca. Alcol e buon umore. E mi ricordo che ero incantata a guardare le drag queen, perché poi lì al Billionaire c'era il palco con tutti i vari piani. Molto bello. E mi ricordo che alla fine poi eravamo tutti indiavolati a ballare sul palco con principessa che mi guarda e mi fa: adoro come balli! E da lì è stato amore per sempre. Quindi proprio è stata un'esperienza bellissima. Sì. La tua prima poi volta. Mi ricordo che con me ci ha provato una ragazza che era uguale identica al mio ex. Infatti c'ero rimasto un momento così e ho detto: no. Ne esiste un clone. Fatto un pensierino, insomma. No. E tu invece, Sara, la tua prima volta? Sì, anch'io Alchimangi 2 anni fa. Anche se non ricordo molto bene, però mi ricordo un po' le prime. Perché c'eri tu, sì, che ti distribuivi alcol. Cioè, eri impazzita completamente, un'altra persona. E sì, vabbè, l'alcol. E poi scene un po' lesbo nei bagni. Infatti ho visto delle cose un po' così. La mia, insomma, prima volta è stata un po' traumatica. Però ti ha scioccato? Poi, sì. Un po' te, perché comunque, sai, vedendoti a scuola e poi vedendoti a ballare un beh, po' così. Io ero molto contento. Eri molto di popstar, sì. Allora, ero felice. Allora, prima di andare in canzone, volevo dirvi un po' quello che sta succedendo sulla nostra pagina di Facebook. Matteo dice: sì, ma vogliamo parlare di quelle che vanno in giro dicendo che vogliono. Mi si è bloccata la pagina, probabilmente perché non ho più la connessione. No, ma ho capito cosa vuole dire. Quelle, sì, che tutte costi, io voglio un amico gay, perché l'amico gay si confida, ma aiuta, ma fa fare shopping. Sì, quelle tipe un po' così. In paranoia. Andiamo. Vabbè, subito. Io ti vuole dire, aspetta, allora io ti voglio dire qualcosa, scusa. Ho un aneddoto al proposito, perché a me l'hanno venuta a trovare addirittura alla Fiera del Libro, che io ero lì come libro vivente gay in un'iniziativa generale, sì, contro le discriminazioni. Sono venute queste due adorabili quindicenni con gli occhi a forma di stella e di cuoricino, che mi hanno guardato, mi hanno fatto fare tutto il discorso su me stesso, e poi mi hanno chiesto: ma tu te ne intendi di moda? Più no che sì, cioè io vesto un po' come mi piace. E te ne intendi di arredamento? No, questo proprio no, guarda. Insomma, l'amico gay è diventato di moda. Ma ti piace almeno andare a fare shopping? Gli ho detto: no tesoro, non ho soldi per andare a fare shopping, andarci solo per le altre non ci vado proprio, ciao. Poverine, ci sono rimaste malissimo, però mi avevano un po' sconfortato. Ormai molte persone hanno questa idea dell'icona gay, modaiola, anche se comunque non sono tutti così. Basta vedere Marco, che non sa come vedere. Marco è bellissimo. Andiamo subito in canzone con Lizzy Whale, questa è Si muore d'argento, ci sentiamo dopo e leggeremo se la connessione mi va i vostri commenti sulla pagina Facebook, perché qui è andato via tutto. Si muore d'argento, è un ballo che avvolge, si invola pian piano. Si muore d'argento, ti chiama danzando per specchi di garbo e di orrore. Si muore d'argento, si muore pensando che la bestia sia fuori. Con carezze ti ruba il tuo ritmo del giorno, tu insegui i segnali che han perso l'umore, pulisci nei margini l'argento che muore. E intanto era ghiaccio che ha tolto il respiro, Siberia di steppe, deserto di errori, il bianco confonde qualunque colore, d'argento si muore. Si muore d'argento, ti trova invecchiato, ma incanta il suo gioco di nuovo. Si muore col senno che costringe il genio a starsene in posa. Si muore d'argento, si muore danzando per passi incrociati e virtuosi. Si muore convinti che inghiottire il vero sia più dignitoso. Si è morti d'argento, si è morti inventando che il male arrivò perché l'uomo è cattivo, han bruciato il tuo argento più vivo. Con calunnia han rubato il ritmo al tuo giorno, tu insegui i segnali che han perso l'umore, pulisci ormai i margini, l'argento ne muore. E intanto era il ghiaccio che ha tolto
torniamo in diretta. Qui io non ho più connessione internet, quindi non so che cosa ci state scrivendo, ma cerchiamo un attimo di rimettere a posto ci tutto. Sistemiamo con l'iPhone. Ci sistemiamo con chi l'iPhone, insomma. Abbiamo la possibilità comunque di interagire con voi, state tranquilli, lo spero. E è arrivato il momento della prova del cuore. Oh. Caro Giuseppe, ben questa settimana ti hanno scritto ben due persone, quindi dobbiamo... E vedi di dare dei suggerimenti intelligenti, ok? Visto che ci hanno scritto... non per ricette. Favore, per favore. Allora, però, prima di appunto passare alla tua rubrica abbiamo anche il jingle per te. Oh. E il jingle io però lo mi viene da piangere, io lo devo dire. Io l'ho scelta ad hoc. Mi viene da piangere. Scusa, perché non dovrebbero accettarti? È diverso con Vince, lui è un maschio e noi siamo italiani, tutti i maschi italiani sono gay. Perché il paese ha la forma di uno stivale da drag queen. Però mi manca la borra. Ti manca la borra. La Clerici mi manca un sacco. Ti manca tanto? Sì, un sacco. Però no, io apprezzo perché adoro Will e Grace. Beh, ok, direi di passare alla prima mail. Volevo solo dire che la connessione noi l'abbiamo ristabilita. Oh, ragazzi, perfetto. Se ci ascoltate scrivetecelo solo sulla scrivete pagina di Facebook, così sappiamo che ci siete. Perfetto, partiamo con la prima mail. Ciao ragazzi, innanzitutto complimenti per la vostra trasmissione, siete fantastici e non per essere retorica, ma state facendo un ottimo lavoro. Grazie, gentilissima. Ecco. Ma basta con i complimenti e veniamo al succo della questione. Sono innamorata di una mia amica da più di un anno ormai e anche lei è lesbica, fin qui tutto bene. Sì. Il problema è sorto quando ho deciso di non dirle nulla. Ho preferito aspettare il momento giusto, ma non è mai arrivato. Beh, non l'hai fatto arrivare tu, tesoro. Ho aspettato talmente tanto che ora la mia migliore amica, sta stronza, era a conoscenza dei miei sentimenti. Sei fidanzata con lei? Non so che fare e soprattutto non so come togliermela dalla testa. Dovrei dirle tutto e liberarmi di questo peso? O dovrei semplicemente allontanarla? Tutto si complica ulteriormente perché usciamo nello stesso gruppo e sembrerebbe strano un mio allontanamento. Bonkri, aiutami tu. Un abbraccio, Mary. Perfetto. Prima di tutto, io direi innanzitutto che salutiamo Mary che Mary, gentilissima per averci scritto, sì. Ti ringraziamo. E prima di tutto, che amica è? Conosceva i tuoi sentimenti e si è buttata così a capofitto. Sì. Quindi sì. Direi che forse la persona che devi allontanare è questa tua amica. O comunque avere almeno un confronto. Certo. E la seconda cosa è parla con questa ragazza. Esprimi i tuoi sentimenti, perché sennò avrai per sempre il rimpianto di non averlo fatto. Sicuramente allontanarti non ti servirà nulla, quindi posso dire una cosa, certo. Posso fargli dire una cosa da Karen Walker alla assolutamente nostra amica. Sentiamo, diciamo questa cosa, facciamogli sentire così ti viene il sorriso, dai. Sì, dai. Tesoro, per favore, sì. Da quando allora se la risentiamo dall'inizio. Karen, che c'è? Non hai toccato la tua tortina? Tesoro, per favore, da quando io e Stan ci siamo lasciati non ho fatto altro che toccarmi. E beh, direi che è in tema perché sono lei. Sì. Qual è la seconda mail? Siamo alla seconda mail. Caro Bonkri, una domanda facile facile. Come si fa a conquistare una persona che non si riesce a vedere e sentire quasi mai? Per favore, non rispondere con cercate di vedervi di più. A cazzo. E ora... Firmato il solito anonimo e fai finta di non aver letto l'indirizzo mail. No, non l'abbiamo letto, no, non l'abbiamo letto. Grazie, siete stupendi, un abbraccio. E invece non è così facile questa domanda. Non è così facile, ma cosa dirti? Dipende che contatti hai con questa persona. Direi che un invito stampato ci sta sempre. Un bel messaggino. Facebook, Twitter, aggiungi Marco, mi raccomando, che lui è già lì. Chiocciola M consiglio, ecco, due tra parentesi subito. Ragazzi, io ho scritto un post bellissimo, me lo ritwittate. A questo punto faccio anche pubblicità a me, Bonkri 1, aggiungi. Ma tu non lo usi Twitter, smettila. Ma io una volta al mese. Però Lady Sushi, ritorniamo nella normalità. Allora, quindi direi aspetta. Che fai un bel invito, un bel messaggino, insomma qualche contatto sicuramente ce l'avrai con questa persona, quindi un messaggino, Facebook, cellulare, chiamata, quello che vuoi, gli dici senti ci vediamo per un caffè e da lì incomincia a testare il terreno, certo, no? Certo, benissimo. E poi da lì sarà tutto in discesa, fammi sapere, scrivimi. Andrea aveva una postilla. Aggiungo una cosa, sì. Se non ti risponde subito al messaggio... Utilizza la posta celere, entra e impacchettati e fatti ricapitare sotto casa sua. Un pacco regalo per sempre il sorriso a tutti.
Eh beh, le perle direi del pirla, le perle questa del era ottima. Allora, nel frattempo sulla pagina Facebook è ritornata la connessione, facebook.com/radioghd2. Io vi ho chiesto se ci sentite, ci state sentendo, scusatemi, benissimo. Dice, ma è andato tutte a troie, vabbè, queste cose qua. Vabbè. Ok, no, nei commenti dicevano, collegato, Daniletto dice, collegato adesso che mi son perso, ciao ragazzi e ciao quella strafiga di Silvia. Amore, chi è? Danieletto. Amore. Poi Gianni scrive, lesbia ti colleghi tu e salta tutto, credo si riferisse a Danieletto. Jessica che è nata come frociara ma poi è diventata una lesbicaccia, infatti scrive, ma vaffanculo, silenzio froci, sfrante. Insomma, una persona a modo. Insomma, ecco, queste sono un po' le cose che ci scrivono su Facebook. Cose intelligenti, eh? Insomma, cose così. Ma io direi di andare in canzone, nel frattempo potete mandarci di nuovo a fanculo sulla pagina Facebook perché ve lo leggiamo in diretta. Questa è una canzone scelta proprio da Alessandro, che fa l'aiuto regia questa sera, Pesci piumati. Ma piumati non ci interessano. Lo sappiamo, pesci piumati. Sono alati. A noi ci interessano tanto gli uccelli, pesci piumati di nero. A tra poco. Di nero? Sì, di nero. Che tra poco. Tutto. Tra poco aiuto. Parliamo con Silvia e Sara. Vecchio, un po' pigro, un po' reietto, ma poi le trovo, me ne metto una in bocca, poi mi frugo nella tasca e in un lampo capisco che proprio oggi io l'accendino non ce l'ho. Mi avvicino bestemmiando speranzoso ad una donna molto pia, dice smetti di fumare, ma la scelta è solo tua in questo abisso di morale. Mi allontano quanto quanto per fuggire nella via. Oh, città, città, città. Ora siedo al tavolo di un bar, sto fumando una città, quasi quasi mi prendo anche da bere. Ad un tratto s'avvicina questo tizio, dice sempre un vero artista, ma di artisti non ce n'è. Gli rispondo, caro amico, quale artista vuoi trovare, se neppure il tabaccaio mi soddisfa nel fumare. Quindi prendi una città, senza filtro fa più male, sarà un vezzo ma la scelta almeno no, non è banale. Città, città, città. Allora, torniamo in diretta. Devo dire cosa mi scrivono su Twitter. Ecco, chiocciolina me consiglio 2. Dice, Andrea dice, io o perché probabilmente non basti, oppure mi scrivono, ma tu non staresti parlando in radio? Non so, questa gente che mi ritwitta così, non lo so, sì, sto parlando in radio. Comunque poi, pesce piumato ci è piaciuto. Ci è piaciuto, pesce vai piumato. Alle domande, va Albertino, che meglio. Alberto dice, consiglio, te ritwitto io, ma devi seguire, chiocciola Albertino. Vabbè, vabbè, non subito. Vediamo loro subito. Siamo già lì. Allora, volevo chiedere di nuovo alle nostre due ospiti una domanda che mi sta molto a cuore. No, volevo chiedervi, ma e non sul culo. E non sul culo. Volevo sapere da voi, vi siete mai innamorati di un vostro amico gay? Perché solitamente capita che il rapporto tra una ragazza, tra due migliori amici di sesso opposto può anche sfociare, a volte, soprattutto dal punto di vista della parte femminile, in un amore platonico. E mai è mai successo? Segno gioco sperimentale. Solo è la canzone umana di Mattia che rimane qualche volta. Ogni qualvolta diciamo qualcosa di serio, Ivan ci bacchetta. Eh già, non gli piace. Gli è mai capitato? Comincio io. Ma no, a me di innamorarmi proprio no, ho pensato di alcune persone che ho conosciuto che magari fossero state etero, sarebbero state perfette per me, ma non è successo molto spesso. Quello che invece ci tengo a bugiarda. Dire dal punto di bugiarda. Non è vero. Sì. Non è vero. Dai, non interrompere la nostra ospite. No, invece una cosa che ci tenevo particolarmente a dire dal punto di vista dell'amore è che invece il fatto di conoscere dei ragazzi omosessuali invece mi ha aiutato molto dal punto di vista del gestire le mie
relazioni eterosessuali, perché siccome avevo la brutta abitudine di non appiccicarmi, nel senso fare la cozza, però di prendermi di qualsiasi idiota con cui uscissi, in realtà poi conoscendo questi ragazzi mi sono resa conto che si può essere amiche degli uomini anche senza che loro possano innamorarsi di te, quindi questa cosa mi ha aperto un mondo. Diciamo che Bonkri ha fatto tanta gavetta con te. Perché? In questo senso, no? Che ti ha aiutato nelle tue vicende amorose. Ah beh, ma no, ma un conto è l'aiuto, un conto è il fatto che potessi sentirmi attratta da te. No, no, io parlavo della seconda... Io non mi sono mai sentita attratta sessualmente da te, tesoro, mi dispiace. Mi sto offendendo. No, comunque della seconda parte del tuo discorso. Sì, no, 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 ma io ti parlavo proprio a livello di attrazione. Basta, non è la vostra radio. Sara? Sì, io di Marco. Perché oh, ne sono sempre innamorata da quando l'ho vista. Tesoro mio. E mi no, sto offendendo proprio innamorata anche qua. No, magari attrazione fisica, nel senso... dei bei ragazzi, comunque, cioè, li noti, che siano omosessuali o eterosessuali, li noti, comunque. No, comunque innamorata assolutamente no. Bene. Allora, un'altra domanda. Secondo voi, cosa dovrebbero prendere i vostri amici etero da quelli gay? Sai, qualche Giuseppe, difettino? Giuseppe, però, ascoltami, si sente tantissimo che stai leggendo. Non puoi dire... Un'altra domanda, aspettate. Allora, ma quindi che cosa state facendo? Sei un bugiardo perché non ho letto nulla. Vabbè, dai, rispondete a questa domanda, per favore, che Dio l'abbia. Dai, cosa dovrebbero prendere i vostri amici etero da quelli gay? Gli amici o gli etero in generale? Ma... Facciamo gli etero, dai. Facciamo gli etero, mettersi un pochino più in gioco. C'era scritto amici etero, però se volete etero, dai. Ma sei un bugiardo, guarda, senza parole. Mettersi un pochino più in gioco? Sì, sicuramente anche la sensibilità. Sentite, e al contrario invece? Che magari sai, ci sarà qualche comportamento... Prenderla un po' più bassa. Sì. È qualche comportamento che vi dà fastidio, qualcosa che del mondo gay non vi piace. Ma forse non l'ho letto questo. Forse l'atteggiamento troppo, diciamo, ecco, da checchine e seri. Che come, di alcuni. Come, sì, di alcuni mi sembra troppo esagerato, ecco. L'ostentazione. E poi a causa, appunto, a causa loro comunque molti omosessuali vengono etichettati comunque così. A causa di queste persone. Di questa ostentazione. E appunto non tutti sono così, quindi. Silvia? Ci sto pensando. Non ma troppo. Non troppo. Non abbiamo tanto tempo. Va bene, allora sono celere. No, una cosa che mi piacerebbe che cambiassero gli che si andasse un pochino più d'accordo, magari adesso vabbè, io lo vedo perché ci sto lavorando sopra per un progetto mio di tesi. Si andasse un pochino più d'accordo tra le varie più solidarietà intendi. Sì, perché alla fine cioè si lotta per essere felici. Prima di passare alla prossima canzone, volevo chiedervi una cosa che mi sta un po', diciamo tormentando in questo periodo, no? Anche perché sono un po' stile depressione, un po' così. E visto che voi siete frociare, quindi siete amiche, no? Sposate tanto la causa omosessuale, vi devo chiedere questo. Ma secondo voi, no? L'amore e la famiglia effettivamente è possibile per una persona omosessuale? Perché io sinceramente credo in questi ultimi 4 anni di aver speso qualsiasi tipo di energia nella ricerca dell'amore. Purtroppo ho sempre avuto solo psicopatici, stronzi, anch'io, bugiardi. Anch'io. Delinquenti e insomma vittime, ho avuto qualsiasi tipo di personaggi che voi possiate pensare. Gli eterni figli li hai provati? No, gli eterni figli. Mamma mia. Quindi o mi rincuorate anche voi che anche nel mondo eterosessuale esistono questi tipologie, allora siamo messi nella merda tutti. sì. Oppure mi siamo dite... la saltellante e danzante merda del mondo, ti ricorda qualcosa? La citazione colta. ma siete fidanzate? No. Benissimo. Io credo Marco, io sono che... felicemente mollata. Ecco. No. Io impegnata, ecco. Felicemente impegnata. Impegnata ad essere parola... felice. Se io volevo... credo che sia solo una cosa di età, sai. Perché a quest'età molti non prendono l'amore sul serio, capisci? Si arriverà poi con la maturità dei 30. Ma dici? Ai 30 si arriva alla crisi di mezza età, è un casino. No, dai. Sì. Se a 30 anni c'è già la crisi. Volevo una perla del pirla. No, grazie, sono troppo coinvolto in questo tipo di argomentazione, veramente. Uccidete questi maledetti Peter Pan che devono solo morire. Perfetto, benissimo. Andiamo in canzone. Questa non sappiamo che titolo abbia perché non mi è stato comunicato dalla regia. Insomma, inventiamocelo. Inventiamo. Le pinne gialle di Adalberto Daquani. A tra poco con Matteo Vincre. Vicino puoi pulire le scale o aiutarlo con quella porta che chiude un po' male, ma quel lavoro
tutto va bene, vediamo se ci arriva. Fare un po' di grana stasera, riempire la pancia o finire in galera. Tu ridi e ridi e spalanchi la bocca, un treno lontano si biraffia, mentre il tuo piede ci marca il tempo. Altro e mi sembri un po' strano, intanto mi prendi sorpresa fatta a mano, scivoli, scivoli via in questo mondo. Prima di andare a parlare con Matteo Winkler, volevo leggere un bellissimo commento che ha scritto Francesca sulla nostra pagina Facebook. Boncri, non ascoltare quei cattivoni, una botterella te la darei. Ma aggiunge, PS, i miei zii sono gay e stanno insieme da 18 anni e sono la coppia di mezza età più unita che io conosco, quindi l'amore gay esiste. Grazie Francesca, esiste. Perché io mi sto un po' disilludendo. Sì, sono deprimendo molto qui. Rincuorato. Tu lo rincorri troppo, Marco, quello. Forse problema. Anche questo è vero. Albertino vince che Albertino dice siete delle cesse, soprattutto il Boncris, alias B. Asteriscato perché mi hanno detto che ti hanno mandato un messaggio al cui verranno censurato la parola Boncri. Perché sai che censurano le parolacce, no, quando tu le mandi sul lo schermo, evidentemente Boncri è una parolaccia unica. E quindi, e infine scrive Jessica, Marco, siamo nella stessa barca, comunque ne trovo più psicopatiche che altro. E Matteo, no, ma fidatevi che anche con l'età le cose non cambiano. Benissimo. Grazie. Ma è tutta questione di culo, insomma. Sì. Ma adesso andiamo da chi ci può dare un tono simpatico alla trasmissione, ma nello stesso tempo culturale, che ce lo eleva un po', perché stiamo parlando di cazzate, ed è il nostro Matteo Winkler, che è docente di diritto internazionale alla Bocconi, socio di Rete Elfa, scrive per il Fatto Quotidiano, e ha scritto il libro per il Saggiatore, L'abominevole diritto. Buonasera. Pronto, ciao. Ciao Matteo. Allora, voi dovete sapere che io sono stato a Milano poco tempo fa, no? Venerdì sera, e ci siamo sentiti e ho detto: Matteo, dove ci incontriamo? E lui mi ha detto: ah, prendi questa strada dritta da Centrale e vediamoci in Piazzale Cagliazzo. Da questo momento in poi io e Matteo ci saluteremo con Let's Meet in Cagliazzo, vero Matteo? Sì, esattamente, Let's Meet in Cagliazzo. Perché ci è piaciuta molto. Che allora, cosa interessante. Interessantissimo. Madonna. Di che cosa parli questa sera? Ma in verità voi avete trattato un argomento molto, come dire, sobrio, no? Sì. Mm. E quindi? Quindi io vorrei parlare di un argomento altrettanto sobrio, cioè il fatto che Repubblica ha scovato con una foto una bandiera fascista in una delle stanze del Collegio Bocconi. Aia, questo è molto sobrio. Molto. Esatto, molto grave, più che altro. È sobrissimo. E quindi niente, adesso stiamo discutendo un po' su che cosa fare, a parte il fatto che uno non dovrebbe fotografare le stanze da fuori per vedere cosa c'è dentro, però a me preoccupa di certo che ci sia una bandiera della Repubblica di Salò all'interno di una stanza di un pensionato Bocconi. E quindi questo mi fa venire in mente un po' quella che è la... Pronto? Sentite? Sì, ora sì, ti sentiamo. Pronto? Oggi non ce la facciamo. È caduto? Ragazzi. È caduto, ma proviamo a richiamarlo molto... Nel frattempo, io vorrei fare una piccola perla, no? Sì. Visto che sono un pirla anch'io. Pronto? Sì, ti sentiamo. Perfetto, niente sì. Perla. Continua. No, perché io non sentivo più niente. Vabbè, ma noi ti sentiamo sempre, perché sei... Allora, stavamo parlando, no? Sì. Di che cosa? Della bandiera.
Della bandiera, esattamente. Allora, poi che cosa ne pensate? Winkler, cioè, una domanda. Io vedo qualcosa che non mi piace all'interno della casa di un'altra persona. Cosa faccio? La metto giù come se fosse un diritto alla vita privata? Oppure dico no, io mi oppongo? Secondo me esistono delle cose di dominio universalmente negativo, anche se è fatto a casa di altre persone. Quindi, visto che purtroppo siamo anche vicino al giorno della memoria, cioè, secondo me bisognerebbe condannare una cosa di questo genere. Io sono di questo avviso, non so tu, Giuseppe. Ma sì, sono d'accordo, siccome siamo anche vicino al giorno della memoria, la privacy è un conto, tutti dobbiamo avere un diritto alla vita privata, però anche alla, insomma, alla l'abilità della nostra casa, però in realtà questo non significa che dobbiamo voltare le spalle a cose del genere. Comunque, questa settimana il Corriere ha fatto un sondaggio. Sì. E non lo sentiamo più. No, comunque io credo che non sia giusto, perché la privacy, ognuno a casa propria può fare quello che vuole. È come per dire, condanniamo il pensiero altrui, no? Lo puoi non condividere, ma non puoi condannarlo. Ragazzi, io non vi sento assolutamente. Noi ti sentiamo però, Matteo. Pronto? Voi mi sentite? Sì, ti sentiamo, sì. Tu parla. Io parlo, vabbè. No, questa settimana sul Corriere un sondaggio sull'adozione per i single e per le coppie omosessuali. E cosa diceva? Avete visto? Sì, l'abbiamo visto, sì. Matteo, però non facciamo l'interazione, sennò secondo me qui moriamo tutti, perché Skype non è affidabile oggi. Quindi abbiamo visto il sondaggio e purtroppo abbiamo visto anche una percentuale abbastanza bassa per quelli che non erano favorevoli all'adozione e all'unione di coppie omosessuali. Sì, esattamente. Quindi sembra che la società vada nella direzione opposta rispetto a quello che è. Secondo che te è pilotato? In cui noi crediamo, no? Secondo te è pilotato? No, io penso francamente che questo sondaggio sia sbagliato, perché a parte che mi piace statistica di queste di cose è zero, e quindi parte da lì, ecco, considererei conclusivo. Ok, io purtroppo abbiamo secondo me dei problemi su Skype, e insomma anche noi non sappiamo, prossima settimana ti chiameremo sul telefono così e siamo facciamo sicuri. Va bene, grazie ragazzi, no, perché io sembra quasi che stiate facendo un trasloco lì, sento dei rumori indescrivibili, cioè non so. No, ma noi ti abbiamo sentito bene, abbiamo sentito la storia del sondaggio, anche secondo me è posto anche in maniera sbagliata, posso dirlo, perché si toccano due temi diversi, cioè un conto è l'adozione, un conto è il riconoscimento delle unioni omosessuali. Secondo me la domanda andava secondo me divisa. Certo, no, ma poi soprattutto non si possono fare delle domande così, perché di solito la gente che risponde sono quelli che rispondono no, quelli che rispondono sì sono un po' più timidi e poi si lasciano condizionare dal fatto di pensare che tutti risponderanno sì. Comunque, ragazzi, let's meet in Cagliazzo. Appunto, io ci lascerei con questa cosa. Let's meet in Cagliazzo. Ci sentiamo settimana prossima che parleremo di radiofonia gay. Visto che parleremo di radiofonia gay e il tema dell'avvocato è un tema che ci sta poco con la radiofonia gay, non lo so, poi vogliamo suggerire un argomento, Andrea, che secondo me tu sei... Suggerite. Io suggerirei un argomento. Vuoi che Matteo parli di qualcosa in particolare la prossima settimana? Ma ora come ora di idee non ne ho, però gli mando una mail. Che tra l'altro ti chiedo scusa Matteo, ma sono ancora in ritardo a risponderti. Vabbè, ma non è la vostra radio. Infatti io dico, mando messaggi, ma poi nessuno mi caga, ma non importa, cioè. No, che sono rincoglionito, sono svampito, mi conosci. Va bene, allora salutiamo Matteo Winkler e ci sentiamo martedì prossimo. A prestissimo. Ciao, tesoro, un bacione. Allora, abbiamo anche, siamo riusciti anche a fare questa telefonata, insomma un po' così. Sara, volevi dire ancora una cosa, sinceramente, no? Nel senso, la domanda, c'era una domanda di cui abbiamo parlato prima della puntata, cioè a volte come viene vista la figura dell'omosessuale dai vostri compagni? Sono gelosi di questo? No, in genere non sono gelosi, anzi da una parte sono contenti perché insomma la vedono come una figura molto, diciamo, di un amico comunque fedele, a differenza magari dell'amica che magari essendo dello stesso sesso magari ci può essere della maretta, del contrasto, scusa. Così. Ok, basta? No.
Ok, perfetto. Volevo chiedervi solo un'ultima cosa. Secondo me qui in ascolto ci sono tantissime persone che effettivamente non si sono ancora dichiarate e che probabilmente vogliono iniziare a farlo o ci stanno pensando. Secondo me forse la figura più importante a cui si possono dichiarare, anche quella un pochino che può aiutarli lungo questo processo del coming out, è forse l'amica eterosessuale. Volete dare solo un consiglio alle amiche eterosessuali che ci stanno ascoltando e alle persone omosessuali che vogliono affrontare questo discorso con la propria amica? Beh, il consiglio che io mi sentirei di dare è quello di: ragazzi, evitate le ragazze che vogliono l'amico gay a tutti i costi e vi chiedono se vuole, se sì, siete interessate di moda, perché lì andate proprio sul sicuro che saranno delle teste di minchia. Dopodiché, beh, scegliete di confidarvi con persone che ritenete che siano degne di fiducia, sì, esatto, e abbiano una mente aperta. Sì, che ci tengono a voi, che comunque vi, esatto, vogliono bene, non per il fatto che siete omosessuali o che meno vada di moda, esatto, perché vi vogliono bene e vi accettano. Perfetto, così. Andiamo in canzone e a tra poco, perché vediamo tutte le varie risposte al sondaggio, insomma, perché ci hanno scritto in tantissime e dobbiamo sceglierla, quindi ci gustiamo quest'ultima canzone, sperando che, voglio dire, adesso tutti un po' ci siamo tolti da questa depressione del blocco sul precedente, cioè, ecco, già molto rilassato, oh. Insomma, così dormiamo e a tra poco con i nostri saluti finali di Gay Day 2. Dove sta quel pezzetto di cuore che avevo conquistato? Dove sta quel poco d'amore che tu non mi hai più dato? Dove sta il senso del bacio rubato alla festa a cui non ero invitato? Stanno tutti nella mia testa da povero sbandato. Dove sta la mia giacca più bella che quella notte fiero indossavo? E dove hai spento la stella che ci aveva illuminato? Dove l'avrai mai riposta la tua anima gemella che ora mi tener nascosta per distruggere la mia testa? E dove sei tu dal cuore di ghiaccio che non batte più perché non gli piaccio? Lassù eri una splendida musa, qua giù solo lo sguardo che accusa e la storia è conclusa. Dove van gli ubriachi a smaltire quel che han dovuto dire? E c'è chi può giudicare quel che han dovuto fare? Dove sta il vetro delle bottiglie amiche di chi non si tira mai indietro? Torniamo in diretta e vediamo quali sono le risposte al sondaggio. Vi avevamo chiesto la cosa più divertente e imbarazzante che avete fatto con la vostra amica. Ale ci aveva appunto detto: se la dico la rossa mi ammazza, chiedetela a lei. Nazira, Peter Pan può anche essere una cosa etero, ovviamente sì. Rob Star, oddio, troppo dirne una e fare discriminazione alle altre. Nazira risponde: beh, allora entrare e uscire dalla caserma dei militari urlando quanto fossero fighi, provate a farlo a ripetizione. Quanto sei figo, quanto sei figo, quanto sei figo. Detto così, ti prego, lo voglio fare. Stefano risponde: i giochini con le banane a casa della terza amica frigida quando lei non c'era. Ciao raga. Allora, insomma, per concludere, ragazze, volete dire qualcosa ai vostri amici gay che vi stanno ascoltando stasera? Volete dargli un grosso bacio? Non lo so. Non solo quelli gay, ovviamente. Non solo quelli gay. Allora, un saluto a tutti quanti, a Stefano Aiello. Vabbè, la nostra vuol bene che ti voglio. A Stefano Aiello. La Britney. A Britney, a Kesha, a tutte quante. A Pasqualino. Ma chi sono? Sarebbe anche la Valenti, sì. Pasqualino Sette Bellezze, un mio amico, ciao. E insomma, tutti quelli che ci ascoltano. Ok, è l'ultimo?
a Boncri. Davvero un altro? Sì. Un Michele? Vabbè, basta. L'ho detto, l'ho detto. Okay. Vabbè, io non lo faccio l'elenco, se no finisco domani. Dico a tutti quanti i miei amici, quelli che poi mi profumano le mani di profumo da uomo il lunedì mattina, che li amo tutti tantissimo. Tanti quali. Ascolta, volevo chiederti, ci sono dei soprannomi che hanno questi tuoi amici omosessuali? Eh beh, principessa l'hai detto tu. Principessa e basta, non ce ne sono altri? No, non, mi, non me ne vengo ma in ma che me. Danno a lei? O che lei dà agli altri? Che no, che, ti da, che tu dai a loro. Che o che ti danno a te, non lo so. Ti, ci sono dei soprannomi che ti danno? No. O che vi danno? Beh, a me, me sì. Come ti chiamano? A me Sushi. Perché Sushi? Sì, perché, perché ti piace, mi piace il la cucina giapponese, da lì tutti quanti sushi. O pesce crudo. Vabbè, io sono la cipolla rossa per il mio piccolo principessa. Insomma, solo cuori. Solo cuori. Perfetto, direi che possiamo concludere. Okay, con... io mi si è innamorata stanotte. Ho baciato una ragazza. Oddio. Io direi che a sto punto se lo vogliono scrivere sulla pagina Facebook, va bene. Sì, vabbè. Ma nessuno ci ha più cagato tipo da 10 minuti sulla pagina mi Facebook. Mi sa che la... che la canzone di Mattia non funziona sì, più. La canzone di Mattia non attira più. Che è un gran figo, però non attira più. No, la infatti, eliminiamolo. Va bene. Allora, siamo alla conclusione di questa puntata. Anche secondo me questa puntata è stata bella, interessante. Prossima settimana parleremo di Gibilterra, questo nuovo programma radiofonico che è gestito da noi tre poveri disgraziati che ci siamo sempre dappertutto e che è in collaborazione con Arcigay Torino, quindi avremo in studio tutta la redazione di Gibilterra, parleremo un po' di questo nuovo programma sempre a tematica LGBT che andrà in onda ben presto in FM. Volevo ringraziare Silvia, volevo ringraziare Sara, secondo me, ripeto, è stata molto costruttiva come puntata, spero di avervi presto in trasmissione e se non ci, non ci vedremo in trasmissione almeno continuate a seguirci, ecco, perché no, siete, certo, amore siete mio. delle ascoltatrici. Guarda che occhi a cuore, che occhi a, io che occhi per a Marco. Cuore, a culo soprattutto. Volevo ringraziare Andrea, questa settimana è andata un pochino meglio rispetto all'altra che ti avevano rubato in casa? Sì, sì, assolutamente, meno assolutamente. Male, meno male, meno male. Sei vendicato, hai rubato lui. E... volevo ringraziare Boncri, questa settimana credo sia stata particolarmente ma fruttuosa, bella. Vero? Fruttuosa in assolutamente tutti i sensi. Perfetto. Sì, dai, andiamo avanti. C'è un carico. Un saluto abbaia a tutti, ciao, 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 buona serata. Ciao, ciao, ciao. Io ringrazio voi per averci ascoltato, ci diamo appuntamento martedì prossimo, sempre dalle 22 su www.border-radio.it. A ben presto metteremo il podcast, il link sempre www.border-radio.it. Passate una buonissima settimana, aggiungetemi su Twitter @miconsiglio2 e insomma... scopate tanto. Prendi buona serata. Ciao. Ciao.